Bastian Contrario. Hardcore Nights a Bastian Contrario. Radio Pirata, la radio nella radio. Ellie the Worst, Bastian Contrario. Fiori di bellezza, un inno alle donne. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Quando io ero una di voi, non mi accorgevo di essere un fiore. Ero stupenda, esattamente come voi, tutte voi. E non lo sapevo, come la maggior parte di voi. Ricordo la cura con cui mi preparavo, attenta ad ogni dettaglio, dal colore del trucco al lembo di camicia che doveva rigorosamente stare fuori dai miei jeans, alla ciocca di capelli ribelle solo per finta e agli orecchini volutamente spaiati. Gli adulti forse dimenticano, o forse si vivono di età in età senza mettersi a fuoco e non si accorgono di quanta cura ci sia in ogni centimetro del vostro look, non importa se si tratta dei dreadlock o della borsa di marca. Tutto parla di voi. Tutto è comunicazione e codice per chi lo sa riconoscere. Sono passati diversi anni da quando anch'io ero un fiore, ma quando vi guardo, così belle e così inconsapevoli della vostra assoluta perfezione, una perfezione che vi sforzate in tutti i modi di rendere ancora più perfetta con incalcolabili accessori, trucchi e parrucchi, vorrei con tutto il cuore che poteste vedervi col senno del poi, così come vi vedo e mi rivedo. Io. Siete l'apoteosi della vita, siete il suo sussulto più forte, siete il potere più grande e dirompente. Non so perché non mi venga da dire altrettanto dei vostri timidi coetanei maschi, ma voi ragazze siete così. Vi preparate per ogni volta che uscite dalla porta come se fosse l'occasione della vostra vita. Mettete tutte voi stesse in ogni istante che vivete, sempre al massimo, sempre nella vostra totalità di bellezza, freschezza, emozione, passione, attesa, sogno, speranza, effervescenza. E siete terribilmente meravigliose e spaventose. Sì, siete spaventose, perché la vostra inconsapevole immensità e potenza è dirompente e incontenibile. Vi muovete spesso in gruppo, un po' per piacere, un po' per farvi coraggio, tutte sulla stessa onda di vitalità, nascondendo dietro il trucco e all'abbigliamento con i quali vi sperimentate tutte le vostre insicurezze e aspettative, ignare del reale effetto che avete sul mondo. Credo che non ci sia nulla di più potente di voi. Siete pronte a mordere la vita, siete pronte a seguire sentieri inesplorati, siete tutte d'un pezzo con i vostri sogni e i vostri desideri. Quando vi guardo, capisco con chiarezza perché nei secoli le nostre antenate, ma troppo spesso anche le nostre contemporanee, siano state soffocate, negate, costrette all'interno di ruoli pesanti e privanti. Credo che la forza delle donne, delle giovani donne, se solcasse rotta al di fuori di schemi precostituiti sia su modelli classici che su modelli alternativi, se si concedesse di fiorire secondo la propria natura e non adattandosi o combattendo drasticamente i modelli, sarebbe davvero inarrestabile e incommensurabile. Ma quando osservo molte donne, troppe donne, che come voi sono state fiori di straordinario potere, mi accorgo che sono inciampate nei trabocchetti più minuscoli e scontati che si possano incontrare. È ovvio che, data la mia età, sia improbabile che io possa, attualmente, avere a che fare in modo diretto con la vita profonda di adolescenti e giovanissime del secondo decennio del 2000. Posso guardarvi da fuori e ricordare cose degli anni passati. Ma quello che è sempre affiorato in modo inequivocabile, nella realtà come nella letteratura e nella cinematografia, è che tutto questo meraviglioso e incalcolabile potenziale che ci appartiene troppo spesso è indirizzato verso un solo scopo, giocato in campo sentimentale e in giovane età. Ora, sia chiaro, nulla in contrario all'amore, nulla contro le unioni sentimentali fresche dell'energia di un'età che è ancora in fiore, ma mi viene da pensare che le relazioni sentimentali nel corso degli anni siano state sopravvalutate. Cioè, dov'è che inizia il bisogno del riconoscimento da parte dell'altro sesso come necessità intrinseca alla vita e finisce il retaggio culturale che nei secoli passati era significativamente collegato, se non proprio alla sopravvivenza, quantomeno alla possibilità di godere di una vita più o meno agiata, protetta dal mantenimento di un uomo più o meno abbiente? Siamo nel 2000 già da un po',
La rivoluzione sessuale dovrebbe esserci entrata almeno un po' sotto pelle e nelle vene, anche se spesso mi chiedo cosa sia questa caduta libera verso la becera meschinità ignorante e gretta di un secondo medioevo che nega ancora la libertà individuale nelle scelte sessuale, religiosa, medica, familiare, integrativa. Dicevo che questa libertà sessuale dovrebbe essere stata assorbita e diventata parte di un nuovo DNA aggiornato e coerente, non tanto come libertà nei rapporti intimi o nel numero dei partner, quanto nella reale parità dei sessi e della propria libera espressione, che non significa essere femminista all'attacco dei ruoli maschili e della loro triste imitazione, ma avere la certezza del proprio diritto di essere libere e indipendenti, non violabili né ricattabili in quanto donne. Invece vedo troppe di noi bruciare tutto il potere di cui parlavo in relazioni, spesso con e per uomini molto più piccoli di loro. Bruciano in un attimo tutta la loro forza, il loro potere, la loro energia, come brucia un foglio di carta. In un attimo, trasformandosi in sagome che a sfiorarle cadono in cenere. Perché ci facciamo questo? Perché crediamo ancora di valere solo se qualcuno ci riconosce, e troppo spesso per soffocarlo, un valore che invece ci è intrinseco come il sangue che circola nelle nostre vene? Perché pensiamo ancora che la felicità ci venga elargita da qualcuno, anziché di potercela conquistare? Perché riteniamo di dover ottenere un riconoscimento, di dover dipendere, di dover subire, di dover stare nell'ombra, di dover assecondare, di dover guadagnare e mantenere un certo ruolo, di dover ingoiare lacrime per sentirci autorizzate ad esistere e per sentirci addosso i panni di brave compagne o mogli o madri? Perché scegliamo noi stesse di sottometterci o addirittura di essere vittime degli uomini che scegliamo? Siamo energia pura. Siamo in gamba, siamo intelligenti, siamo complete e perfette, siamo complesse e capaci di fare una miriade di cose nello stesso tempo, siamo uscite dall'ignoranza, siamo capaci di fare di tutto e siamo forti, più forti degli uomini, per tenacia, resistenza e capacità di sopportare a lungo la fatica. Sappiamo prenderci cura di noi stesse e allo stesso tempo di un sacco di altri. Abbiamo sogni, tutte abbiamo sogni. Troppi non realizzati, perché il marito, perché i figli, perché i genitori, perché la scuola, perché il titolare, perché il collega, perché il tempo. E voi, fiori splendidi che ancora inebriate il mondo con la vostra fragranza, attente! Non lasciatevi fregare dai vostri stessi sogni romantici. Date sfogo alla vostra bellezza, che non è solo quella fisica, credetemi, anche a quella si dà troppa importanza. Date sfogo alla vostra capacità di realizzarvi come persone. Conoscetevi e conoscete il mondo. Fate che i vostri sogni si concretizzino nella vostra realtà e dopo, solo dopo che avrete imparato a bastarvi, che avrete visto di quale meravigliosa sostanza siete fatte, di quale impatto avete sulla realtà e sulla società, solo allora, se ancora vi andrà, scegliete un compagno o una compagna, se preferite, con il quale essere alla pari. E muovetevi al suo fianco, non un passo più indietro, non un passo più avanti, perché non esiste legame più forte di quello che ci permette la libertà di essere se stessi e scegliersi ogni giorno di nuovo come se fosse il primo giorno. Meravigliose piccole donne, grandi come siete, siate voi il cambiamento che noi e quelle prima di noi hanno tentato di fare con tanto coraggio e poca consapevolezza. Siate voi le protagoniste vittoriose di una rivoluzione pacifica di diritti che non dovrebbero essere conquistati ma solo manifestati. Siate voi le pioniere di un mondo in cui non abbia più senso dover parlare di quote rose e di scarpette rosse, ma solo di persone, uomini e donne felicemente realizzati. Scusate tutti l'assenza di un preambolo in questa puntata, oggi mi piaceva così. E ora ringrazio proprio tutti gli uomini che mi circondano e mi permettono di essere libera nei miei bordeggi di settimana in settimana. Motivo per il quale, malgrado il periodo particolarmente intenso che sto attraversando, mi tengono legata al programma con gioia e gratitudine nei loro confronti. Gabriele, Luca, DJ Pilo, il resto della ciurma, Dalse con la sua accogliente baia di astaradio.com e Filippo che ci spinge con la sua onda veronese di Radio RCS. E grazie a tutti voi
che ci ascoltate come Ulisse ascoltò il canto delle sirene.